Vincenzo. Vedete, non bisogna mai raccontare delle cose private agli amici, perché poi le raccontano. Non c'è niente da fare, non si trattengono. Intanto vi voglio ringraziare tutti, perché è sempre una festa quando il fumetto accende così tanto i cuori. È una festa meravigliosa. Io mi ero promesso, diciamo, 2 anni fa di non venire più a Città di Castello, ma non per motivi di, come dire, di contrasto, anzi tutt'altro, di affetto infinito che ho per tutti i ragazzi, li chiamo ragazzi di Città di Castello, questi ragazzi che con passione sfrenata, Bellini, Franco Barrese, non dirò il soprannome, tanto lo conoscete, che mi è caro, Fez, persone che veramente, tutti con quelli che collaborano con loro, Bellini che eroicamente oggi è qua, straordinariamente magro, meravigliosamente magro, eppure è qui a portare avanti quello che è il suo comandamento, la sua passione. Dunque, grazie a un miracolo che mi è capitato 3 anni e mezzo fa, vi vedo tutti belli, giovani, magri e sani. Quindi questa situazione l'abbiamo risolta. Allora, cosa vedrò della mostra? Non lo so, perché non vedo quasi più nulla, però ce l'ho tutta in testa. Francesco mi raccontava i pezzi, Giorgio mi raccontava quello che c'era, e piano piano questa mostra si è manifestata nella mia mente con una veramente una dedizione totale, con una festa bellissima. E poi mi piace che la possibilità di essere qui a testimoniare come unico personaggio vivente, onore e merito al maestro Cavazzano, che per me è un pittore. Sottolineo la parola pittore, che non viene usata mai per i disegnatori dei fumetti, perché è come se la cultura ufficiale si vergognasse di dire che insieme al cubismo, all'astrattismo, al futurismo, all'espressionismo, all'impressionismo, c'è stato anche il fumettismo, e che ha un secolo di vita esattamente come il cinema, soltanto che il cinema ha costruito intorno a sé apparati tali dal punto di vista culturale, per cui viene accettato ormai come un'espressione artistica a pieno titolo. Il fumetto deve faticare ancora oggi, perché la banda di coglioni matricolati che non capiscono che cos'è il fumetto in Italia è straordinaria. Ce ne abbiamo veramente tanti. Tanti che non capiscono assolutamente nulla, come direbbe Fiorello, non capiscono una minchia, che è più efficace. La cosa straordinaria è che non capiscono che dietro il lavoro fatto da Francesco Verni, Luca Boschi, Gianni Brunoro, Riccardone Corbò, tutte persone che ha, Francesco Artibani, che non conosco ma ho sentito che è qui, mi fa piacere che ci sia, tutte persone che hanno veramente dato agli studi del fumetto una tale opportunità per fare capire e crescere qualcosa di straordinario, un'espressione artistica che, ripeto, per me è pittorica. Per me Giorgio Cavazzano è un pittore, è un maestro, un fratello. Dire che è il Raffaello dei fumetti, dei fumettisti disneyani, è troppo poco, perché è quello che dobbiamo riconoscere, ha traghettato il segno Disney dei grandi patriarchi come il Karl Barks, come Scarpa, Romano Scarpa, l'italiano Romano Scarpa, l'ha traghettato verso la modernità. Insomma, c'è stato anche lì un Vecchio Testamento e un Nuovo Testamento. Giorgio Cavazzano è il Nuovo Testamento, tanto per essere chiari. Il fatto che sia finito in un fumetto di Cavazzano per me è già un orgoglio straordinario. Sapere che quel segno che era nato per scherzo da Andrea Pazienza, una notte, quel segno nacque al Club Tenco, il disegno di Vincenzo Paperica. Andrea Pazienza aveva incontrato Gino Paoli, che non gli era sembrato molto simpatico, perché Gino effettivamente all'inizio, per la sua timidezza, risulta un pochettino ombroso. Allora tornò in albergo, Andrea mi disse: Vincenzo, mannaggia, ho incontrato Gino Paoli, so tutte le sue canzoni, mannaggia, come parlava Andrea. Dice: non è possibile. E fa il seguente disegno,
sulla cartellina del Club Tenco che io ancora conservo, disegna Gino Paoli con una pistola appuntata alla tempia, la pistola spara e la pallottola rimbalza. Dietro questo disegno poi si mise a ridere talmente tanto che mentre rideva cominciò a disegnarmi come un papa, scritto sotto Vincenzo Paperica, e continuava a ridere Andrea perché era fatto così. Quando con Giorgio mi è stato chiesto da un direttore di Topolino, una signora, come si chiamava Giorgio? Claretta Mucci, Claretta molto simpatica, di fare una storia a fumetti sul centenario del cinema, è stato Giorgio che ha ripensato a quel Vincenzo Paperica e ha detto: ma perché non facciamo muovere Vincenzo Paperica? Da lì sono nate tante storie, che alcune le abbiamo fatte insieme, poi altri l'hanno fatto i disegnatori, i sceneggiatori molto più bravi di me. Ma il segno di Cavazzano è un segno per cui ogni quadro che lui disegna in un fumetto e ogni disegno che lui fa in un quadretto, se quei quadretti piccolini se si allargassero 2 metri per 2 sarebbero dei quadri straordinari, di quelli che non capiscono niente chiamerebbero pop art perché non sanno come definire le cose, ma basterebbe dire pittura a fumetti e tutto diventa più chiaro, tutto diventa più limpido. Io dovevo dire poche cose, le ho dette, ho parlato anche troppo, però volevo dire una cosa, che nella mia vita mi sono capitate tante cose belle, e credo che Città di Castello, che oggi si chiama Città di Cavazzano, mi perdoni sindaco per un giorno, così è, mi sono capitate tante cose belle, ho avuto la fortuna, compresa questa quasi cecità. E devo dire che la cosa che più mi sorprende è che nella mia vita sono andato a prendere premi fino a 30 anni, 35 anni. Poi Fellini mi disse: guarda, i premi si vanno a prendere per 2 motivi. Il primo è che ti danno tanti soldi e non accade mai. Il secondo, quando sei strangolato sentimentalmente. Ecco, se strangolato sentimentalmente voleva dire che non puoi proprio farne a meno per le emozioni che questa, la bellezza che questa cosa ti viene data. E qui ho considerato questi 16 anni qui a Città di Castello un regalo all'anno, ed lo considero una cosa più bella che davvero la fortuna mi ha regalato, di vedere, ma soprattutto vedere Bellini, come dicevo, Barrese, Ciandro Ceccagnoli, Fez, queste persone che si muovevano con un impeto, con una passione veramente d'altri tempi. Allora, dato che, come dire, sono pensieri che sembrano lontani ma ci devono accompagnare sempre, io ho dato una disposizione a mia moglie Rosa Maria, che mi segue con pazienza, vabbè, ma questo passa, tanto voglio dire, la pazienza è una virtù che lei ha e quindi è meravigliosa. Ho detto che, dato che io sono convinto che nessuno dei defunti ha scelto la foto che c'è al cimitero, perché sono delle foto orrende e credo che sarebbe il caso che ognuno di voi si premunisca per lasciarla, perché i postumi è bene che vedano qualcosa di più somigliante a voi, se non quella frettolosità che hanno gli eredi di piazzare una foto e chiudere la tomba. Allora, io ho dato disposizione che sulla mia tomba ci sia la foto di Vincenzo Paperica con la seguente dicitura: così almeno chi passa da lì si fa una risata, e soprattutto con la seguente dicitura: qui giace Vincenzo Paperica che tra gli umani fu mollica. Grazie. Grazie. Grazie a voi.